Ragazzuoli, Lecce Milan, oggi è la prima volta che mi vedete fare una live reaction a maniche lunghe perché fa freddo. Intanto ragazzi, un grazie per tutte le views che abbiamo fatto per Milan-Torino. So che tipo il 95% di quelle non sono di tifosi nel Milan, ma comunque mi aiutate a crescere, quindi mi fate un favore veramente enorme. Grazie per gli iscritti in più. Spesso quando non vinciamo è palese che tutta la gente si catapulta sul mio canale o sui canali limitrofi dei milanisti, però sappiate che ci fate un favore perché io devo ringraziare anche le sconfitte del Milan se il mio canale cresce, quindi... Sorry, ma è la pura verità. Oggi non voglio una vittoria. Oggi voglio una vittoria convincente, una vittoria di carattere, una vittoria che ti rende orgoglioso. Non voglio una vittoria stile Salernitana, perché io con la vittoria stile Salernitana, con la Supercoppa tra 4 giorni, mi ci pulisco palesemente il culo. Quindi oggi voglio una vittoria di carattere, una vittoria che ribalti ogni pronostico, perché questa vittoria, nel caso arrivasse e arrivasse convincente, serve anche in prospettiva. Il mal di dente di Milan-Torino non se n'è andato. Bella roba. Ricordo un Milan-Lecce 1-1 dell'anno che si vinse lo scudetto e l'anno dopo che si vinse lo scudetto, con la famosa rimonta 0-3-4-3 con tripletta di Boateng e gol di Yepes. Ricordo il 4-1 di 2-3 anni fa, dove segnò una doppietta Leao, se non vado errato. Quindi insomma, il campo di Lecce ci porta bei ricordi, perché nell'unico anno che non abbiamo vinto abbiamo portato a casa il 18° scudetto. Quindi bene o male non ci si può lamentare. Vediamo oggi, dato che come hanno detto i commentatori non c'è più margine di errore per chi segue, vediamo di non fare cappellate. Però sapete, non scendo in campo io. Lecce che sta facendo un campionato, ragazzi, super onesto, cioè molto al di sopra delle aspettative. Guarda, un fallo clamoroso che non ci hanno fischiato, però ciò non ti esime dal far bene già la cappellata di Kalulu. Mamma! No, 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 ragazzi. Va in vantaggio a Lecce al terzo minuto. Incredibilmente aperta e distratta la difesa del Milan, da valutare. Cioè, lo stavo dicendo adesso. No, vabbè, dai, raga, dalla padella alla brace, però, Cioè, ma dalla padella alla brace. A parte che c'era un fallo su Giroud, poi Kalulu con Calabria non si capiscono, viene questa palla nel mezzo, il disabile che non si butta, perché il disabile, ragazzi, non si butta mai. Cioè, noi è 3 mesi giochiamo a porta vuota, ha fatto autogol Hernandez, mamma mia. Cioè, stavo parlando, stavo dicendo, no, però attenzione, perché Lecce sta facendo un campionato onesto, però tu non devi esimerti da perdere. In quel momento c'è stata quella sbrodolata difensiva. Cioè, io voglio capire, io devo comprare i biglietti per Lazio Milan. Io devo guidare fino allo Stadio Olimpico. E se io vedo questo, ragazzi, se io vedo questo, non va bene. No, 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 Di Francesco! Incrocia al sinistro, non trova la porta, lì c'è un passo dal 2. No, vabbè, dai, ragazzi, no, 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 negativo, negativo. E anche qua il disabile era stato bucato. Cioè, ma è possibile non ci sia un portiere svincolato o che ti regalano con due noccioline? È possibile non esista un portiere che debba giocare sta testa di minchia qui? Cioè, tu puoi avere tutti i giocatori a disposizione che vuoi, puoi avere la rosa completa, ma se gioca quel demente in porta, te non va da nessuna parte. Cioè, ma che cazzo vuol dire prendere gol a Lecce dopo 3 minuti? Cioè, ma neanche a FIFA! Ma neanche a FIFA esiste una cosa così! Cioè, ma neanche a FIFA! Ma neanche se io prendo il Milan a FIFA e mi faccio autogol apposta! Riesco a essere sotto 1-0 con Lecce dopo 3 minuti! O se prendo il Lecce e gioco con livello esordiente, sono avanti dopo 3 minuti! Che cazzo è sta roba? E ogni partita c'è da prendere gol. Ragazzi, l'ultima partita dove si è vinto senza prendere gol, perché c'è stato un pareggio 0-0 con la Cremonese in campionato, è stata la Juve. I primi d'ottobre, Spezia, Fiorentina, Salernitana, Roma, Lecce.
Lecce, t'hanno fatto tutti i gol. Anche il Monza t'ha fatto gol, raga. Anche il Monza. Hai preso gol dal Verona, che è ultimo degli ultimi. Dentro per Sanemakers. Calcio addosso. Calcio addosso al portiere. No, chi era Pobega, gli calcia addosso. Era anche regolare, non ci voglio credere. Indecente, indecente. Ti sta insegnando a giocare a calcio e Lecce, sveglia! 10 minuti e stai prendendo una lezione di calcio da Lecce, sveglia! Questo è fallo! Fischia! Neanche la Juve ha preso gol da Lecce! Manco la Juve l'ha preso! Manco la Juve! No, no, no! Pobega che rinvia addosso a Benasere, arriva il calcio d'angolo! Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ci siamo rotti il cazzo! C'è la Supercoppa! Sveglia! Niente! Hanno sempre palla loro! Hanno sempre palla loro! Si è perso la palla 3 volte in area in 10 secondi! Teo Hernandez, cosa cazzo tiri al volo da 25 metri? Me lo spieghi? Spiegamelo! Te la sei buttata in porta pure! Cioè il bello è che non puoi fare niente, perché tu li avessi davanti, li prendessi a schiaffi tutti! Tutti a schiaffi andrebbero presi! Tutti! Dal primo all'ultimo! E non puoi fare niente! Sei impotente qua sulla sedia o sul divano su tribuna! Sei impotente! Sei totalmente impotente! Non puoi fare niente! Perché li prenderesti a schiaffi tutti a vederli così! Calabria, fai qualcosa, Giroud! Niente! Non fanno un cazzo! E liscia anche la palla ad Hernandez un'altra volta! Toglilo dal campo! Toglilo dal campo! Toglimi dal campo ad Hernandez, per favore! Toglimelo dal campo! Toglilo! Volete 8, 9, 10 milioni! Si fa la tombola a chi vuole più soldi! Poi andate in campo e vi fate mettere le palle in testa da gente che confronto a voi sono dei barboni, perché lo stipendio che hanno loro in confronto al vostro è da barbone. Avete infranto il record che mai avrei sperato e nemmeno immaginato di infrangere. Farmi incazzare dopo 3 minuti di partita, dopo 3 minuti. Ho visto sconfitte di tutti i tipi negli ultimi 3 anni. Ma questa ragazzi è da record. Si è fatto un tiro solo, 18 minuti, si è tirato una volta sola. Ecco perché perdi col Torino. 2023, 4 gol fatti, 5 gol subiti. Non so se l'idea rende, e se non rende ve la ripeto: 4 gol fatti, 5 subiti, e tra poco arriva anche il sesto. Arriva anche il sesto se Colombo non calcia in tribuna. Tutto trova la deviazione sempre di Francesco Streffezza. Prova a portarla anche Streffezza. Julmand alza ora il pallone scavalcando un TT, arriva il colpo di testa di Baschirotto, 2-0 per il Lecce, secondo gol in campionato di Baschirotto, secondo gol segnato di testa dalla squadra di Baroni, il sorriso di un TT, gli incubi sui volti dei giocatori del Milan. Tra poco sta per arrivare il sesto, detto un secondo e mezzo fa. L'abbiamo fatto saltare in aria da solo, hanno battuto un calcio d'angolo corto, guarda là il disabile, guarda il disabile in porta, guarda che posizionamento di merda che c'ha, guarda in aria, ma che, dove cazzo siamo finiti, dove cazzo siamo finiti, 7 gol di testa presi quest'anno, ma ci vogliamo dare una cazzo di svegliata, io non
non lo voglio sapere. Che cosa cazzo ci avete nella testa? Quello che è successo mercoledì non vi è servito un cazzo proprio. In ritiro si dorme a Milanello. Mettitelo al culo. Di Francesco, dai, 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Che peccato. Che peccato che l'ha lisciata. Che peccato, no. Ada Leao vuole 8 milioni all'anno. Ma 8 milioni di calci nel culo, vai. Hernandez, mi hai rotto il cazzo oggi. Col tacco gli hai dato Leao. Perdi 2-0 dopo mezz'ora. Stai facendo una figura di merda che non vedi dal 2012. E qua non fischia. Non fischia. Non fischia. Troppo finisca come finisca per aver fatto una figura di merda. Dai, Sele Makers. Dai, dai, dai. Dai! Difendi la palla e la porti fuori! Ma cos'è? Giochi nel Milan da 3 anni e mezzo! Sveglia, coglione! Si è allargato il Max Pobega. Sì, vabbè. Gira al destro e va vicino allo specchio. Va bene, va bene, va bene. Se abbiamo fatto in 40 minuti 2 tiri e li ha fatti Pobega, vi fate 2 cazzo di domande! No! Teo! Che cazzo fai? Sbaglia la rimessa laterale pure! Te la sei tirata in porta! Ti sei fatta anticipare! Sbaglia anche la rimessa laterale! Vai a casa! Vai a casa! Calabria Giroud! La parata! Vedi cosa vuol dire avere un portiere? Vedi, vedi, vedi cosa vuol dire non avere un fottuto disabile in porta. Non ce l'ho fatta a fare una reaction tranquilla in 5 partite, non 2, 5 partite nel 2023. Non ce l'avete fatta a farmi sta calma una volta. E ora qui gente come Sele Makers, io la voglio fuori dai coglioni! Gente come Hernandez stasera, fuori dai coglioni! Che schifo! Che cazzo di schifo! Che schifo! Questa partita perché? Che schifo! Zero Lecce. Fuori Hernandez, finalmente l'ha capito, eh? Sì, l'ha capito. Secondo. Leao. Destro! Trampato gol. Cioè, io posso dare tutti i meriti che volete a Lecce. Assolutamente. Però certe cose, ragazzi. Il primo gol. Non mi dite che non è colpa dei nostri difensori. Cioè, ma a Brahim Diaz, no? Gli si deve staccare la testa per far fischiare fallo a quell'arbitro di merda. Cioè no, spiegatemi! Perché a questo punto chiamo qualcuno con un cecchino dalla tribuna, gli faccio sparare in testa e vediamo se fischia, no? Pobega. Prova a girarsi per Giroud lì. Brahim Diaz, non ci voglio credere. In anticipo Leao può puntare. Leao gol. Improvviso Leao. Gol. Gol. Trova spazio sul primo palo, la riapre per il Milan Rafael Leao, un fulmine quando meno te lo aspetti, dove meno te lo aspetti, il colpo del campione. E il Milan di tanto fate cacare lo stesso. Giroud, Benna, 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 finito il campo, finito il campo, è finito il campo! Male, non scherzare col fuoco, che ti fai male. Origi per Giroud? No, per Brahim Diaz. Beh, sì, ha senso. Pobega, Giroud, di testa! La pareggia al capo. Calabria, dai. Per il Milan, sulla sponda di Giroud, sul cross di Dest, l'incursione di Davide Calabria che segna il suo... Fate schifo uguale, eh. Benna, Messias! Messias, che ha preso il palo. Il palo, non ci arriva Origi. Ha preso il palo. Di Baschirotto. Ha preso il palo, poi era fuori gioco. Raga, non c'è da prendere un palo a partita, eh. Che poi era fuori gioco, per carità. Quindi, meglio così, però. Si è risvegliato il Lecce, eh.
Attenzione, Gallo entra in area, questo è il gol. Di fondo mette in mezzo la deviazione di Tomori, mamma mia. Ma che cadaveri di merda abbiamo un porto, raga. Tunnel a Calabria. Cioè, meno male ha preso di testa Tomori che l'ha mandata fuori. C'è Tatarusanu, la lisciata, la lisciata, il disabile, la lisciata. 8 calci d'angolo a Lecce, raga. Calabria, no! 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 Strefezza, Tatarusanu. C'è Calabria! Mi hai rotto il cazzo anche te! Cioè, fatemi capire, raga! Fatemi capire! Il Lecce ha protestato, lui ha fatto, no, è nel fare, no, si è fatto portare via palla! Sei un professionista! Sei il capitano! Sveglia! Sì, ma se Baschirotto gli mette le mani in faccia, e che cazzo, e non fischi, e non fischi. Raga, è una vita, non facciamo più di 2 gol a partita. È preoccupante sta cosa, ragazzi, che l'ultima volta che abbiamo fatto più di 2 gol in campionato, tolta la Champions League, è il Monza, Ma tanto sfigati come siamo, finirà così, raga. Perché finirà così. È stato bello. Bene, è finita. Commette fallo Bennasser. Ciao.